Il Rimini si aggrappa a Venturini e impatta 1-1 in extremis contro il Teramo, continuando la striscia di risultati utili consecutivi, 4 pareggi e una vittoria. Ma mister Righetti non si racconta troppo soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi. Abbiamo fatto un primo tempo dove non si abbiamo capito niente, avevamo programmato determinate cose e non le abbiamo fatte. Sempre in ritardo sulle uscite, timorosi. Sarà anche magari il gol a freddo, ha contribuito a rendere più insicura la squadra. È stato il peggiore tempo di queste 5 partite. Mi ha fatto malissimo. Ma dopo un brutto primo tempo, il Rimini si sveglia nella seconda frazione, impegnando più volte l'estremo difensore ospite e acciuffando il pareggio al 92esimo. Anche se nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo, secondo me, però quantomeno c'era una voglia e un'intensità di portare a casa il risultato. E questo è un modo di fare e di pensare che in questa categoria lo devi avere per forza, specialmente noi che siamo neopromossi. Rammarico invece per il mister del Teramo Giovanni Zichella, che si vede costretto a rimandare i festeggiamenti per la prima vittoria in campionato. Un vero peccato, perché ha preso gol quando quasi la partita era finita, però bisogna accettare, bisogna prendere per buono la prestazione dei ragazzi, insomma è stata una buona prestazione. Quindi ripartiamo dalla prestazione, iniziamo già a pensare alla partita di mercoledì e da domani si lavora già.